Questa è la storia della Sampdoria di Mancini e Vialli, una squadra che conquistò lo scudetto e sfiorò la gloria europea. 1980. La Sampdoria non era in alcun modo considerata una delle grandi del calcio italiano. L'arrivo del presidente Paolo Mantovani cambiò però per sempre le sorti del club. Con investimenti oculati e una visione ambiziosa riuscì a costruire in pochissimo una squadra capace di competere ai massimi livelli del calcio italiano. Le colonne della squadra sono molto precise. Pagliuca, futuro portiere della nazionale. Virkwood, centrale difensivo. Lombardo sulle fasce laterali e soprattutto due geni davanti destinati a diventare leggende, Vialli e Mancini, i gemelli del gol. Nell'estate del 90 Marassi è pronto per il mondiale, la Samp invece è pronta per lo scudetto. Un sogno diventato realtà per dei tifosi che aspettavano da anni un momento del genere. Un lungo cammino culminato con il 3-0 inflitto a Lecce il 19 maggio del 91, che sancì la matematica vittoria dello scudetto. Ma non era finita per niente lì. La Champions League, il sogno più grande, sembrava portare di mano. 1992. A Wembley va in scena la prima finale di Champions League della storia della Sampdoria. Da una parte la Doria, dall'altra il Barcellona di Cruyff. La partita fu una battaglia giocata a ritmi intensissimi e per più di 80 minuti sembrava che la Sampdoria stesse riuscendo a tenere testa ai catalani. Ma nel secondo tempo supplementare, quando tutto sembrava destinato a finire ai rigori, arriva il colpo di scena. Ronald Koeman, con un calcio di punizione, infrange ogni sogno di gloria della Doria. Fu un colpo durissimo per il club, i giocatori e i tifosi. Quel giorno a Wembley la Sampdoria era arrivata a un passo dalla storia, ma vide il suo sogno spezzarsi in un attimo. Da quel momento le cose non furono mai più le stesse. Dopo la delusione di Wembley, la Sampdoria iniziò lentamente a perdere tutti i suoi pezzi fondamentali. Nel 92 Vialli, capitano e leader del club, lascia la Sampdoria alla volta della Juventus. E dopo la morte di Mantovani nel 93, la Sampdoria non riuscì mai più a ritornare a quei livelli. Nel 99 il crollo definitivo, la Sampdoria retrocesse in Serie B. Per una squadra che aveva toccato il vertice del calcio europeo meno di un decennio prima, quella retrocessione fu un colpo devastante. Il club, ormai in crisi finanziaria e senza più le sue stelle, si ritrovò a dover costruire tutto da capo.